Salve a tutti, adesso vado a vedere quella che è la condensazione di Claisen che ho inserito nella playlist appunto reazioni carbanioniche chimica degli enolati, in sostanza vedremo di che cosa si tratta. E nella stessa playlist ho inserito anche la condensazione aldolica, in quel caso era incrociata, ma comunque sempre in reazione carbanionica si crea sempre un ione enolato. Adesso vediamo di cosa si tratta, la condensazione di Claisen. Claisen appunto era un chimico tedesco che per primo aveva messo a punto questa reazione che poi è stata appunto battezzata condensazione di Claisen e avviene su composti organici che sono appunto gli esteri. Questi esteri in particolare nella condensazione di Claisen però devono possedere almeno un idrogeno in alfa perché possono appunto enolizzare, quindi formare lo ione enolato. La condensazione di Claisen, certi libri la trovate suddivisa in tre stadi, in altri cinque, però è importante capire i vari passaggi con le frecce, gli equilibri e tutto il resto, capire perché c'è un equilibrio spostato a sinistra nel primo passaggio e poi andando avanti vediamo che si può spostare a destra a seconda dei prodotti che forma. Andiamo a vedere il primo passaggio, quindi attenzione, queste sono tutte lezioni che sto effettuando, comprese anche la dorica incrociata, in vista dei compiti di giugno e luglio, poi certo serviranno anche più avanti con tutti gli altri video che inserirò, però in questo momento questi sono molto importanti per giugno e luglio, per i compiti di chimica organica, farmacia, CTF e anche altre facoltà. Allora, andiamo a scrivere la condensazione di Claisen. Intanto io qui utilizzerò l'acetato di etile come reagente estero iniziale, detto anche etanoato di etile. L'acetato di etile lo scriviamo, allora, questo per noi è il primo stadio. Primo stadio andiamo a scriverci appunto l'acetato di etile. Qui sto scrivendo et. Questo et, per evitare di scrivere ogni volta CH2CH3, per esteso, questo et indica etile, cioè un gruppo etilico. Infatti, in questo caso io ho preso come molecola iniziale l'acetato di etile. Ok? Quindi 1, 2 atomi di carbonio e etanoato di etile. Acetato di etile o etanoato di etile. Questa reazione viene svolta con la presenza di basi. Noteremo che c'è una piccola differenza tra la Claisen e l'aldolica, in quanto nell'aldolica l'idrossido utilizzato con quantità appunto catalitiche, in questo caso noteremo nel passaggio in cui dobbiamo deprotonare gli idrogeni in alfa a due gruppi carbonilici che appunto deve essere utilizzato mole per mole, quindi uno a uno. Quindi l'idrossido in quel passaggio in questo caso non è utilizzato come catalizzatore. Qui il primo passaggio sicuramente andrà a deprotonare appunto questo idrogeno in alfa. Ricordiamoci che gli idrogeni in alfa sono idrogeni legati a carboni in alfa, cioè carboni adiacenti al gruppo carbonilico. Godono di una certa acidità dovuta anche appunto al fatto che abbiamo la formazione degli ioni appunto enolato, quindi riconosceremo anche la forma carbanionica che è quella che poi attacca la seconda mole dello stesso estere se la condensazione se la condensazione di Claisen è appunto semplice, non incrociata, perché esiste anche incrociata la Claisen. Notate questo equilibrio è spostato verso sinistra. Adesso andiamo a scriverci il corrispondente enolato che si crea. L'etossido è etilato, io qui evito di mettere il sodio, è in forma di etilato sodico chiaramente, quindi intercetta questo protone in alfa, questo legame rimane tutto sul carbonio, quindi va a creare inizialmente questo carbanione. Quindi che cosa scriverò? Lo scrivo in base a quello che vedo. Notiamo che rimane la coppia sul carbonio, quindi questo carbonio sarà sicuramente carico negativamente e vado a scrivermi il resto della molecola, quindi et, attenzione che anche in questo caso et indica un gruppo etilico, quindi CH3CH2 o meno, quindi un gruppo in questo caso un etossido o etilato. Come sappiamo, questo non è altro che una struttura di risonanza delle due dello ione enolato, perché ricordate che anche in questo caso si crea lo ione enolato,
Quindi, grazie alla presenza, l'effetto di risonanza mesomerico indotto dal carbonile, io so che qui andrò a creare praticamente che cosa? Un doppio legame, questo sempre uguale, etil. E chiudiamo la parentesi. Ricordatevi che le parentesi quadre indicano appunto che all'interno sono delle strutture di risonanza, è uno dei modi per scriverlo. Più etanolo. Ricordatevi che etil è appunto CH3CH2, quindi un gruppo etilico. E giustifichiamo però questo. Guardate che queste cose sono importanti, quindi sto facendo vedere anche il meccanismo in questo caso, ok? Quindi non solo reagenti e prodotti, quello non sarebbe stato un meccanismo, sto facendo vedere tutti i passaggi, spiegando anche i vari equilibri. Perché questo equilibrio è spostato a sinistra? Intanto noi sappiamo che il pKa dell'etanolo è 15,9. Se andiamo a vedere il pKa di questo protone in alfa, questo gruppo carbonilico estereo, questo ha un pKa di 22. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che l'etanolo che ho creato da questo primo passo è più acido, è ancora più acido di questi protoni in alfa. Quindi che cosa vuol dire? Non è che l'etossido non riesce a deprotonare questo solo perché questo è più acido e quindi non verrebbe a crearsi. In realtà questo succede, ma formiamo anche lo ione enolato, ok? Quindi lo scriviamo anche, lo ripetiamo, anche se l'abbiamo già detto anche nella condensazione alturica incrociata. Si viene a creare, però, grazie al fatto appunto che quest'acido è ancora più forte rispetto a questi protoni, l'equilibrio è spostato appunto a sinistra. Quindi è presente l'ione enolato, è presente l'etanolo, però abbiamo l'equilibrio spostato a sinistra, grazie alla maggiore acidità dell'etanolo rispetto a questi idrogeni in alfa che hanno un pKa di 22. E sarà anche chiaro che stiamo anche ammettendo che la base più debole tra questo enolato e l'etossido è ancora l'etossido la base più debole, se stiamo ammettendo che l'acido più forte è l'etanolo versus questi protoni in alfa dell'acetato di etile. Quindi questo è il primo passaggio in pratica in cui si crea lo ione enolato. Andiamo a vedere il secondo stadio. Ribadisco, molti libri mettono più di tre passaggi, io sostanzialmente ne metto tre, mettendo sempre però le frecce nei vari equilibri. Io lo faccio vedere in tre passaggi, alcuni 4-5, ma l'importante è spiegare bene gli equilibri dei vari passaggi. Allora, che cosa faccio a questo punto? Mi scrivo la forma carbanionica di questo enolato, mi scriverò questo, e prendo questa struttura. O etil. Ok, quindi a questo punto questo carbanione, vediamoci che io ho messo playlist carbanioniche e chimica degli enolati, questo carbanione in pratica che cosa può fare? Può andare a reagire con un'altra mole praticamente di acetato di etile, quindi riscriviamo qua questo. Ok, in questo caso appunto il carbanione può intercettare il carbonio elettrofilo del carbonile estereo e quindi possiamo far vedere come avviene questo passaggio. Quindi spostamento della coppia del legame pi greco praticamente tra carbonio e ossigeno sull'ossigeno il carbanione intercetta questo carbonio elettrofilo. Quindi che cosa vado praticamente a scrivere? Vado a scrivere questo. In questo caso questo equilibrio lo lasciamo così, il primo è spostato appunto a sinistra e quindi incomincio a scrivere da questo CH3 di questa seconda mole di acetato di etile. Quindi scriverò CH3 Notate come questa coppia si è spostata sull'ossigeno, mentre l'ossigeno in questo caso è negativo. E lascio sotto questo gruppo ettosi che ho scritto sotto, e attacco tutta questa porzione praticamente dove? A destra, in modo tale da farlo più ordinato possibile. Quindi scriverò CH2, CO, O, etil. Ok.
A questo punto, scriviamolo un po' meglio questo, a questo punto che cosa sono andato a creare praticamente qua? Ho creato, diciamo questa cosa prima, che questo primo e secondo passaggio in pratica assomigliano molto alla condensazione aldolica. In pratica abbiamo visto che in quel caso utilizzavamo come catalizzatore, in quel caso catalizzatore, l'idrossido per deprotonare, formavamo lo ione enolato e nel secondo passaggio in pratica il carbanione andava ad attaccare la seconda mole di aldeide o poteva avvenire anche su un chetone e quindi si creava questa sorta di intermedio. Attenzione che in questo caso abbiamo la presenza comunque di un gruppo scente, oddio non eccezionalissimo, rispetto a quelli che abbiamo visto nelle sostituzioni nucleofile alifatiche in generale, ma comunque in questo caso è presente un gruppo che ha la possibilità di diventare un gruppo scente. Nelle aldeide e nei chetoni quello non poteva avvenire. Quindi il terzo stato nella condensazione aldolica era la protonazione per opera dell'acqua, dell'alcolsido, per formare la beta-idrossialdeide o beta-idrossichetone, che poi per riscaldamento dava, come abbiamo visto, il composto alfa beta insaturo. In questo caso il comportamento è questo, cioè questo in cui questa coppia si sposta per ricostituire il carbonile, quindi il classico comportamento punto degli esteri, laddove abbiamo la possibilità di avere un gruppo scente e espellere lo ione etossido. Quindi che cosa stiamo andando a creare a questo punto? Attenzione che anche in questo caso io vi metto questo equilibrio spostato a sinistra, perché naturalmente si formerà un beta chetoestere, ma sarà presente ancora appunto etossido, quindi questo gruppo scente, appunto, abbiamo detto che può diventare un gruppo scente, ma non è sicuramente quello più eccezionale di tutti, e quindi giustifichiamo questo spostamento dell'equilibrio ancora a sinistra. Andiamo a vedere che cosa si forma. Si riforma il doppio legame CH2 e poi abbiamo la formazione appunto di che cosa? Si forma anche etossido. Quindi l'etossido, vediamo un po', lo scriviamo qua. Ok, si forma anche etossido, quindi si forma soprattutto questa specie che sarebbe il prodotto finale di questa condensazione Claisen, ma che a questo stadio ancora non si può formare stabilmente, è un beta chetoestere, nel senso che abbiamo in posizione beta un gruppo chetonico, quindi abbiamo alfa beta chetoestere, che è il tipico prodotto delle condensazioni di Claisen. Attenzione, però, adesso c'è un fatto importante. Notiamo come abbiamo in questo caso degli idrogeni in alfa, che sarebbero questi, a due gruppi carbonilici. Noi sappiamo che gli idrogeni in alfa a due gruppi carbonilici in pratica godono di un'acidità molto maggiore. Se avevamo detto che questi protoni, in cui avevamo un protone in alfa a un solo gruppo carbonilico, aveva un pKa di 22, questi protoni, essendo in alfa due gruppi carbonici, godono di un pKa molto più basso, quindi sono molto più acidi. Adesso io lo cancello, uno, ne metto in evidenza uno di questi due protoni, perché vediamo cosa succede. E mettendo in evidenza questo protone, scriviamo anche accanto che questo ha un pKa 10,5-17, adesso seconda. Questo protone, mettiamo in giallo, mettendo in evidenza solo l'idrogeno, attenzione che questo legame rimarrà sul carbonio, ha un pKa di 10,7. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che abbiamo visto dalla prima reazione che il pKa dell'etanolo era 15,9. Quindi che cosa vuol dire? Che se io, grazie alla presenza dell'etossido mole per mole, in questo caso vado a deprotonare questo composto in questa posizione alfa, quindi scriviamoci che anche questa è una posizione alfa, ai due gruppi carbonilici. Sto anche dicendo che l'equilibrio che io vado a scrivere
sarà il tutto spostato verso destra. In questo caso non sto mettendo verso il basso, però la freccia che va verso il basso è più lunga rispetto a quella che va verso l'alto, che sarebbe come dire a destra e a sinistra. Quindi l'equilibrio si sposta verso destra. Quindi, come dire che questo è tossido, l'ettossido presente, va a deprotonare questo protone in posizione alfa. E quindi che cosa vado a creare? Vado a creare questo, quindi CH3, CO. Attenzione che questa coppia rimane su questo carbonio, ok? E meno CO, O etil. Ok, più che cosa? Più etanolo. Perché quell'ettossido espulso intercetterà facilmente questi protoni molto più acidi rispetto a questi protoni. Infatti abbiamo un pKa di 17 versus 22 di un idrogeno e l'alfa sono un gruppo carbonilico. Il pKa dell'etanolo rimane sempre 15,9, non è che quello varia. Andiamo a metterli tutti in evidenza questi pKa. In pratica abbiamo questo che aveva 22, i protoni dell'etanolo che hanno appunto 15,9, e questi protoni in alfa, due gruppi carbonici di questo composto, e possono anche variare secondo se cambiano i composti. 17, etanolo sempre appunto 15,9, e quindi stiamo dicendo che in questo caso l'acido più forte chi è? È questo composto grazie alla perdita di questo protone, cioè questo protone ha un pKa di 17, quindi risulterà anche l'acido più forte rispetto a chi? Rispetto all'etanolo, che era uno dei due prodotti di questo altro passaggio. Ecco perché andiamo a giustificare sempre un equilibrio, ma soprattutto un equilibrio spostato verso destra, verso questi prodotti. Ricordatevi poi che questa struttura che abbiamo formato darà sempre origine all'enolato, quindi questa carica andrà a distribuirsi. Verso questo carbonile darà origine a un'altra struttura di risonanza di questo ione enolato, ma questa struttura poi darà origine anche che cosa? Questa coppia in un momento si sposta da questa parte, ma in realtà può spostarsi anche verso l'altro carbonile. Quindi che cosa vuol dire? Che dalla deprotonazione di questo idrogeno in alfa dei gruppi carbonilici avremo la formazione sempre di un ione enolato, ma stabilizzato da tre strutture di risonanza. Ecco perché ha una maggiore acidità rispetto a questo protone. E quindi questa freccia si sposta a destra perché abbiamo che questo acido, l'etanolo in questo caso, appunto, è meno forte rispetto a questo protone, cioè alla perdita di questo protone. Quindi questo acido in pratica ha un'acidità maggiore, quindi si sposta verso destra la freccia. Ecco giustificato l'equilibrio verso destra. Questo a questo punto è quasi il nostro prodotto finale, se non fosse che lo dobbiamo protonare. Quindi, che cosa succede? Nell'ultimo stadio di questa Claisen vado a riscrivermi questo ione enolato, quindi mi scriverò CH3CO, mi prendo solo la struttura di tipo carbanionico. Ok, così. E naturalmente io cosa devo fare a questo punto per formare stabilmente il beta-chetoestere finale della Claisen? Devo semplicemente invertire quella che è la presenza delle basi, nel senso che devo andare a inserire degli acidi. Si fa appunto aggiungendo acqua in HCl, per esempio, e quindi io so già che posso scrivere nella reazione che cosa? Lo ione idronio, sì, perché lo ione idronio si crea dall'acqua in HCl, ma soprattutto potevo anche mettere H più, in molti testi trovate anche solo H più nella freccia. Soprattutto quello che dobbiamo vedere è che questa freccia è completamente spostata a destra. Perché? Perché ho una base che è lo ione enolato, ma soprattutto ho la presenza degli acidi minerali, quindi acidi sempre molto più forti comunque degli acidi organici, anche del beta-chetoestere, anche se questo è un pKa di 17. Gli acidi minerali come HCl, per esempio, hanno un pKa inferiore a 0, quindi sicuramente per rendere stabile la formazione del beta-chetoestere devo utilizzare questo tipo di acidi. A questo punto, questo libererà giustamente anche acqua.
vado a scrivermi quello che è il nostro prodotto finale, cioè il prodotto della. Qui potrei anche lasciare esplicitato un idrogeno che è quello che viene trasferito qua, ma scriviamo direttamente questo gruppo. A questo punto qui ho creato il composto finale, scriviamoci anche acqua perché è il prodotto che ho ottenuto, ma ho creato praticamente, faccio questa separazione qua, che faceva parte ancora del secondo stadio, negli altri testi trovate che è il terzo stadio, però a me va bene uguale così. E quindi formo il beta chetoestere finale che è il prodotto della condensazione di Claisen. Attenzione a una cosa molto importante: in posizione beta abbiamo un ulteriore carbonile, quindi rientra anche nella categoria dei cosiddetti beta di composti beta dicarbonilici. È un beta chetoestere e a questo punto risulta stabile semplicemente per il fatto perché abbiamo, grazie alla presenza dell'acido, protonato questa posizione e siamo andati anche a protonare gli ioni etilato che erano presenti. Quindi in questo caso questo composto può essere ottenuto in neutro così, quindi è un prodotto stabile che si può comunque separare o ottenere. Quindi il prodotto della condensazione di Claisen è appunto un beta chetoestere. Nello specifico questo per noi è il cosiddetto estere acetico, attenzione, molto importante questa cosa. Questo estere aceto acetico, che avremmo per la IUPAC anche potuto chiamarlo 3-oxo-butanoato di etile, tre posizione 3 c'è un gruppo carbonilico chetonico, quindi 1, 2, 3, 3-oxo-butanoato di etile, che è appunto l'estere acetoacetico. Questo estere acetoacetico in pratica che cos'è? È il reagente che si utilizza per effettuare la sintesi acetoacetica per ottenere poi appunto dei chetoni. Quindi nel caso in cui ci avessero mai chiesto di partire da un estere per ottenere un chetone, avremmo dovuto fare la Claisen e poi effettuare la sintesi acetoacetica, che la vedremo nella prossima lezione. E vedremo anche la sintesi malonica. Mi pare di avervi detto tutto, e vi ripeto velocemente questa cosa. Quindi, tossido deprotona, forma etanolo più lo ione enolato, equilibrio sul strato sinistro perché l'etanolo è più acido rispetto a questi protoni. Attacco del carbanione, ione enolato, forma carbanionica all'altra mole appunto di acetato di etile, formazione di questo intermedio che espelle il tossido. E quindi ancora spostata a sinistra, e in questo passaggio, altamente favorito grazie al fatto che abbiamo questi protoni acidi, abbiamo l'etilato, va a deprotonare per formare questo ione enolato stabilizzato da tre strutture di risonanza. Questo equilibrio è spostato a destra perché l'etanolo è meno acido appunto di questi protoni, quindi si sposta a destra l'equilibrio. L'ultimo stadio è in pratica l'acidificazione per protonare appunto questo ione enolato per formare stabilmente il nostro beta chetoestere che può essere utilizzato poi per la sintesi acetoacetica. A breve arriveranno le altre. Spero di essere stato chiaro, ma se avete domande io comunque sono sempre presente. Salve ragazzi!